Mi trovo a Cannalonga presso la sala socioculturale in occasione della serata pro-Ucraina. Sto per incontrare la signora Rosa Guaracino, moglie di Aniello Rea, detto ho conosciuto ancora meglio come Toribio Rea, i quali stanno ospitando in questo periodo queste 8 persone che provengono dall'Ucraina. Lei si è messa a disposizione di queste persone tramite un'associazione qui a Cannalonga per appunto, almeno per il momento, per accoglierle? Sì, in effetti mi sono messa a disposizione con la mia casa, perché giustamente vedendo queste problematiche in giro con queste persone che hanno tanto bisogno, ho chiesto tramite associazione di poter ospitare qualcuno e fortunatamente mi è arrivata questa bella famiglia, un unico nucleo, un nucleo familiare, in quanto sono 8 persone ed era difficile trovare una collocazione per tutti quanti. C'è un aiuto anche da parte un po' della popolazione, come state organizzando, se qualcuno vi vuole aiutare? Diciamo che noi ci stiamo organizzando con delle liste specifiche di cui loro hanno bisogno. Le associazioni del paese, diciamo, si sono messe a disposizione, stanno la Prologo e tutto, e Don Luigi nello specifico proprio ci sta dando una grandissima mano. E ho organizzato tutto un indotto dove chiunque può partecipare sia a livello economico oppure a livello di vede la lista e partecipa, collabora, prende quello che hanno bisogno, che giustamente loro sono venuti via senza nulla. Però tutta la popolazione di Cannalonga sta partecipando tantissimo e stanno arrivando indumenti tutti i giorni, scarpe e quant'altro. Però c'è bisogno di tante cose, vero? Certo, sì. Diciamo che giustamente sono 8 persone che si lavano, hanno bisogno di essere riscaldati, noi cerchiamo di farli stare bene come stiamo noi. Quindi per qualcuno che ci sta guardando, appunto da tutto il Cilento, non so, chi può contattare lei, non so, tramite per dare una mano. Ma guardi, può contattare anche direttamente me oppure può contattare Don Luigi, che è l'interessato, che lui si interessa proprio di tutto l'indotto. E lui, a lui facciamo riferimento per qualsiasi cosa, mi ha chiesto proprio prettamente di dover fare riferimento a lui, e anche l'amministrazione comunale si è messa a disposizione tantissimo, sta cercando di creare ancora altri indotti. Sono disponibili anche a lavorare. Loro vogliono lavorare perché loro, a quanto ho capito, sono persone che lavoravano. Ognuno di loro aveva un compito specifico, addirittura c'è una ragazza che aveva proprio di suo un centro estetico, infatti lei ha fatto vedere il tipo di massaggi che fa, che è un tipo di massaggio particolare, specifico, e quindi giustamente adesso sono in difficoltà perché una persona che lavora e sta bene, non gli manca nulla, dall'oggi a domani trovarsi tra virgolette a chiedere ho bisogno di mangiare, perché è così, e loro stanno male, non sono umiliate perché vedono, però comunque stanno male, non chiedono, poi loro non chiedono, sono molto umili. Io le ho portate a fare la spesa proprio per vedere, loro comprano un solo prodotto per tipo, per non pesare troppo su di me, e questo ti fa capire che sono persone che non se ne vogliono neanche approfittare. Loro cercano lavoro, vogliono lavorare fin quando stanno qua, che hanno bisogno di qualsiasi tipo di lavoro, non si tirano indietro a nulla.